nuovo video. Come vi dicevo, di video sulla 147 non finiranno, ce ne saranno ancora alcuni. Allora, ve la ricordate questa 147? Adesso vi rinfresco io la memoria. Finalmente ce l'abbiamo fatta, facciamo un bel confronto tra la 147 a benzina, ovvero la mia bambina, e la 147 a gasolio, quel 1009. Allora, questa qui era del confronto con la mia ex 1006 Twin Spark, perché volevo appunto vedere le differenze. Adesso è stata portata qualche piccola modifica, anzi è stata terminata. La prima la vedete subito, la griglia nido d'ape, bellissima, che ci sta un botto su questa macchina. La seconda è l'abbassamento di circa 3 mm dell'assetto, più anche chiaramente le pinze blu verniciate come vedrete. E poi come ultima modifica, le modifiche su il motore, che è il nostro bel 1009 Multijet 8 valvole. Allora, su questo bel 1009, che modifiche sono state fatte? Allora, prima di tutto è stata tappata la valvola EGR, quindi valvola EGR esclusa, inserimento del cambio 6 marce della versione 16 valvole e una piccola mappetta. Voi direte, beh, quanto avrà sviluppato? 130-140 cavalli? 166. Io sarei curioso di provarlo, voi sapete che adesso possiedo una Bravo 1006 Multijet e sarei curioso di provare la rabbia di questo bel 1009 rimappato. Quindi, facciamo un giro? Sì. Anche se dite di no, io lo faccio lo stesso, non me ne frega un cazzo. Dai, venite, seguitemi. Ok, ragazzi, siamo a bordo della nostra bella 1009 Multijet. Allora, diciamo che rispetto all'anno scorso la frizione è un pelo più pesante, però di consuetudine la frizione del 1009 è pesante. Quello senz'altro, ma non per questione di consumi, usure, così, perché è fatta così questa frizione. Naturalmente è anche abbastanza dura in quanto può reggere una certa cavalleria, arriva fino a 180 cavalli, li regge comodamente. Allora, la prima cosa che si può dire è che mi sembra ancora più corposa e non sto schiacciando, mi sembra più corposa, e su questo ne sono sicuro, cioè non sto schiacciando, sono in seconda e ha una corposità che prima non aveva, andava anche prima per carità di Dio. Però adesso sono sicuro che mi attaccherà di più al sedile. Proviamo. Sono in terza, 1200 giri. A fondo. Porca troia. Porca troia. Sì. La differenza si sente, ma senza alcun problema. Si sente. Si sente che chiaramente il cambio e la frizione fanno più fatica. Rispetto a prima si sente che sono sollecitati da una coppia maggiore che più o meno dovrebbe essere sui 380 newton più o meno. Poi vi metterò la versione precisa, cioè la caratteristica precisa, scusate. Tanto che andavate una Tesla. Al diavolo voi le vostre macchine elettriche, magari andranno più forte, ma meglio le nostre macchine di benzina a gasolio. Cerchiamo di superare la Tesla magari dopo la discesa. Vediamo un po', in seconda sono sicuro che mi attaccherà. Proviamo adesso. Minchia! Sono già 100 all'ora, raga! Madò! Cioè, e voi lo sapete, io ho un 1600 Multijet, che come schiena fa paura anche quella, ma questa qui, cioè veramente, c'ha un tiro mostruoso. Cioè, c'è un tiro ai bassi tipico da miniettore pompa. Il problema è che ha l'allungo del multijet. Questo qua è veramente un'arma sta macchina, ragazzi. Poi dite la tenuta di strada di sta macchina, veramente fa paura. Cioè, non si può dire un cazzo a sta macchina. Porca miseria. Me ne hanno parlato della rabbia del 1009, ma finché non lo provavo non ci credevo. Comunque niente, ragazzi, vi ringrazio della visione, vi invito a iscrivervi al canale. Adesso vi lascio un po' magari ai prossimi video che vedrete in futuro, che ci sono delle piccole cose interessanti che vedrete sulla 147 se non le avete già viste. Ciao! Grazie mille per la visione di questo video. Naturalmente vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e se volete potete anche seguirmi su Instagram, link in descrizione. Naturalmente vi invito a farlo anche magari per scrivermi per un'eventuale prova di un'auto che non ho portato oppure una versione particolare di un'auto che ho già portato, come può essere una appunto Abarth, una 500 Abarth.
un'auto un po' particolare, naturalmente anche le auto sottovalutate sono molto ben accette, visto che mi chiamo appunto Underrated Cars, oppure anche semplicemente se avete delle curiosità o necessitate di una consulenza su un'auto che magari volete acquistare. Perfetto, vi ringrazio della visione e niente, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!